Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2014, il filone di oggi è i rifiuti, è uno dei temi fondanti della manifestazione. Siamo con Maya Battisti, l'occhio del riciclone. Vogliamo sapere, insomma, il tuo intervento odierno, su quali keywords, quali parole chiave punterà? Beh, sicuramente la prima parola chiave è riutilizzo, la seconda è sostenibilità economica e anche sociale in termini di opportunità occupazionali che il riutilizzo può dare. Snoccioliamo un po' di dati. Lo stesso OCSE ha affermato che il riutilizzo è uno dei pilastri per rilanciare il problema occupazionale, individuando in 1 miliardo i possibili posti di lavoro generabili dall'attuazione di politiche di riutilizzo serie su scala. In Italia abbiamo stimato, attraverso anche la collaborazione con Rete ONU, che è la rete nazionale di operatori dell'usato, che sono circa 50.000 le organizzazioni che sono coinvolte nel settore, per un totale di circa 80.000 lavoratori coinvolti nelle varie attività. Sono attività che continuano a proliferare, così come è visibile anche l'espansione di fenomeni quali le agenzie di intermediazione che vendono usato o conto terzi. Sono dati anche monitorabili attraverso quelle che sono le pubblicazioni delle Camere di Commercio e ci dicono che in un momento di crisi in cui tanti comparti economici sono in sofferenza e tagliano in continuazione posti di lavoro, l'usato e il riuso danno la possibilità di reinventarsi un'occupazione, anche se si è superato, diciamo, quel livello di età che ti taglia spesso fuori da una serie di altri contesti o non si ha un titolo di studio particolarmente qualificante. Basta buona volontà, un impegno economico comunque minimo e si può partire con questa attività, un'attività che fa anche molto bene all'ambiente. Occhio del Riciclone, lo scorso anno, in collaborazione con la Mercatino, franchising dell'usato, è riuscita a mettere a punto una ricerca innovativa, perché era la prima volta che si applicava la metodologia LCA, Life Cycle Assessment, alla valutazione dell'impatto ambientale dei rifiuti. Abbiamo utilizzato l'enorme base dati messa a disposizione, un campione di 210 punti vendita, distribuiti a livello nazionale, e siamo riusciti a quantificare in circa 100 tonnellate l'anno il quantitativo di beni rimessi in circolazione, perciò fondamentalmente sostratti a forme di smaltimento. A quanto ammontano in termini di riduzione dell'effetto serra? In circa 475 tonnellate l'anno di CO2 equivalente, e questo solo per un punto vendita. Calcolate che in Italia questi negozi sono stimati essere circa 4.000, fate qualche calcolo e capite qual è la portata di un intervento di questo tipo. Perciò cosa devono fare i nostri amministratori laddove la Commissione europea ci sollecita a sviluppare riutilizzo e preparazione al riutilizzo? Prendere atto di questo enorme mondo che esiste, spesso invisibile, ma c'è ed è anche abbastanza in salute, capire quali sono le azioni di sostegno e di raccordo e considerare per l'appunto che una piccola ditta gestita da moglie e marito riesce ad avere per l'appunto questo tipo di performance. L'impatto, certo. L'impatto. Senti, l'occhio del riciclone che fa? Raccontaci un po', spiegaci. Ma questo nome è molto suggestivo, particolare. Il nome stesso voleva dare proprio la suggestione di quella che è la nostra mission, quella di promuovere il riutilizzo e tutte le economie popolari che sono in grado di renderlo fattivo e portarlo, diciamo, al massimo delle proprie potenzialità. Questo perché? Perché nasciamo con la convinzione che il riutilizzo sia l'opzione più ecologica per gestire i rifiuti e dunque va dato quel ruolo di primo piano che gli spetta. E invece è sempre stata un po' la Cenerentola
delle quattro R in bocca a tutti, ma poi a livello fattivo è sempre passato in secondo piano rispetto a tutta una serie di cose. Per questo volevo anche realizzare uno studio LCA, perché quando si valuta gli impatti delle nostre pratiche, dei nostri processi, dobbiamo avere comunque una visione globale e non strettamente settoriale. Per esempio nel campo della preparazione al riutilizzo mancano ancora i decreti attuativi che consentirebbero a tanti operatori che sono nel settore o si affacciano con interesse al settore di operare, creando un impasse in cui gli amministratori locali spesso non sono in grado di dare delle direzioni e rendere possibile l'operatività. Questo ovviamente è un problema e va rimosso con estrema urgenza, e speriamo che i dati, le esperienze che mettiamo a disposizione possano aiutare, insomma, a superare anche questo ordine di impasse. Occhio del Riciclone ha un centro di ricerca economica e sociale che si occupa per l'appunto di dare sostegno tecnico-scientifico a proposte specifiche per sviluppare il riutilizzo, e in questi mesi, in questi anni in realtà, sta portando avanti questo progetto europeo LifePlus, che si chiama Prisca e che sperimenta la fattibilità di due centri di riuso implementati, uno a Vicenza e uno a San Benedetto del Tronto, in cui si mette in sinergia l'impresa sociale locale con la gestione dei rifiuti per distrarre quantitativi significativi di beni dal conferimento e avviarli invece nuovamente a seconda vita attraverso canali commerciali legati al settore dell'usato. Grazie, grazie a Maya e all'Occhio del Riciclone. Grazie. Grazie a voi.